Vittoria tanto importante quanto sofferta per l'Accademia Borgomanero contro il fanalino di coda degli Orizzonti United sul sintetico di Santa Cristinetta. La squadra di Ferrero ha faticato non poco per sbloccare la gara, benché abbia avuto sempre fra i piedi dei suoi giocatori il pallino del gioco. La prima occasione è dell'Accademia Borgomanero e arriva al secondo minuto. Discesa di poi sulla sinistra, giunto sul fondo, tiro cross che impegna Tunno in tuffo. Risponde gli Orizzonti al 14°, calcio di punizione dalla sinistra, palla in mezzo per Camilli, ottimo stacco di testa, palla a lato di un soffio. L'ultima occasione del primo tempo arriva al 27°, gran lancio con il contagiri sulla sinistra per un ispirato Secci, ingresso in area di rigore, dribbling e diagonale a lato di un soffio. La ripresa si apre con un contatto dubbio in area degli Orizzonti. Proteste dei giocatori dell'Accademia per questo scontro in area di rigore degli Orizzonti ai danni di Beretta che resta a terra. L'arbitro lascia proseguire. Al 17°, occasione per i padroni di casa. Gran sinistro dal limite di Secci destinato sotto l'incrocio. Miracolo di Tunno che mette in angolo a mano aperta. Al 37°, il gol che decide la partita. Azione insistita del rossoblù, palla larga per il neoentrato Anderson. Controllo e cross perfetto in piena area di rigore. A saltare il più piccolo del gruppo, Edoardo Secci, che anticipa difensore e portiere ed insacca. I brividi però per l'Accademia non finiscono qui, infatti al 42°, gli Orizzonti colpiscono una traversa. Calcio di punizione della tre quarti offensiva, cross sul secondo palo per Germano. Ottimo stacco e palla che si stampa sulla traversa. Vittoria importantissima per l'Accademia Borgomanero che riesce così a tenere il treno della vetta.